Ferrara, European Corner, siamo ora in compagnia di Mary Nicolaisen, responsabile dell'Agenzia Informa Giovani del Comune di Ferrara. Mary, raccontaci quali sono i servizi che offrite ai ragazzi. Allora, parto precisando che il servizio Informa Giovani è aperto dal 1989, quindi è un servizio che ha già una sua storia molto, molto importante, molto lunga per il Comune di Ferrara e per i giovani cittadini del Comune. Di cosa si occupa l'Informa Giovani? Informa Giovani si occupa di tutti gli interessi dei giovani e cerca di informare, di orientare rispetto a curiosità o informazioni impellenti che hanno i giovani, in tutti i campi. In questo periodo ovviamente le richieste che sono più fatte all'Informa Giovani riguardano l'autonomia, in particolare i temi dell'occupazione. E noi facciamo diverse cose in questo senso, però ci occupiamo di tantissimo altro, formazione, mobilità internazionale, per questo abbiamo per esempio stampato delle guide che aiutano i giovani a muoversi nei vari paesi per ragioni di lavoro o di studio, facciamo guide sulle professioni, su come ci si può muovere nel campo delle diverse professioni una volta raggiunta una laurea. Informiamo sul volontariato, sul tempo libero, il nostro servizio è gratuito, il Comune di Ferrara ha deciso appunto di aprire, l'amministrazione dell'epoca ha deciso di aprirlo e l'ha sempre sostenuto, anche se è un essendo gratuito è un servizio che apparentemente è un carico per l'amministrazione, in realtà aiutare i giovani ad essere ottimi cittadini è importante anche a fini politici a mio parere. Allora, l'utenza nostra va dai 18 anni ai 40-45 e in particolare in questi ultimi tempi ci preoccupiamo molto per gli studenti universitari, in particolare per quelli che vengono da fuori città, quindi cercare di dare a questi ragazzi, di fatto abbiamo appena terminato di stampare questa guida che si chiama Benvenuti a Ferrara, dedicata agli studenti che non conoscono la città e per orientarli a muoversi e a cogliere tutte le occasioni che l'amministrazione o altre agenzie mettono a loro disposizione. Questa guida è stata tradotta e sta per essere stampata in tre lingue, dedicata in particolare agli studenti Erasmus che vengono dalla Spagna, quindi è stata tradotta in spagnolo, in inglese, in francese e in tedesco, proprio per dare anche a questi ragazzi un'accoglienza buona per cominciare a vivere a Ferrara e starci per un po'. La nostra collaborazione con l'università è di lunga data, abbiamo fatto insieme una guida ai servizi che è stata pubblicata sui nostri siti reciproci, recentemente abbiamo per l'anno accademico 2009-2010 siamo stati il secondo semestre con un banchetto bisettimanale presso tutti i cinque poli universitari per abituare gli studenti a sapere che esistono questi servizi gratuiti. A ottimizzare questi servizi, perché le persone che non hanno le informazioni è come se perdessero delle occasioni, questa è una cosa che a cui noi teniamo tantissimo. E quest'anno attualmente siamo anche al Salone dell'Accoglienza presso il Rettorato e siamo lì con un tavolo informativo appunto che però ecco, è di illustrativo di tutto, perché l'Informa Giovani fa parte del servizio giovani, quindi parleremo di carta giovani, parleremo di servizio volontario europeo, parleremo di occhiaperti.net che è un magazine online che fa parte del servizio giovani e ecco, è anche l'Informa Giovani sede di accoglienza di ragazzi in servizio civile, attualmente c'è un bando in atto che scade il 4 ottobre, quindi ragazzi che vogliono fare domanda per fare servizio civile presso il Comune di Ferrara e anche all'Informa Giovani posso farlo, è sede di tirocinio formativo per i ragazzi studenti universitari, è una struttura pubblica e sottolineo che è gratuita, quindi presso il nostro centro oltre a trovare informazioni c'è anche una sala di navigazione internet con 6 postazioni dove i ragazzi possono venire a scrivere il curriculum, a stamparlo, a leggere le loro mail, a rispondere ai messaggi o navigare rispetto agli argomenti di loro interesse. Abbiamo inoltre un buon sito, cioè ci viene riconosciuto a livello nazionale, che è curato dalla mia collega Rita Vitafinzi, che conoscerete più avanti nel pomeriggio. E il nostro sito contiene la base informativa di tutti gli argomenti di cui ci occupiamo.
ed è molto ma molto frequentato. Vi do un attimo i numeri del servizio, tenuto conto che amiamo molto le collaborazioni e collaborare a questa iniziativa European Corner ci piace molto. E vi do un po' di numeri. Da quando ci siamo trasferiti fortunatamente in piazza del municipio, vale a dire nel cuore della città, da dicembre ad oggi abbiamo ricevuto fisicamente 12.300 utenti, e non sono pochi. Questo senza le mail e gli altri contatti telefonici che sono frequentissimi. Spero di avervi detto un po' tutto, molto sinteticamente va da sé. Se avete altre domande, io sono qua. Ringraziamo Mary per il suo prezioso contributo e soprattutto per le informazioni molto importanti che hai voluto dare ai giovani. E grazie ancora e grazie di aver partecipato alla Notte dei Ricercatori a Ferrara. Grazie a voi. Buon lavoro.